Una specie che soltanto raziocinio istinto rimane affascinata da questa cosa. Ora, immaginate che per caso abbia preso i neurotrasmettitori del genere umano e se li sia per esperimento iniettati per capire che cosa sono queste emozioni. E ne siano rimasti talmente affascinati da decidere di non sterminarli nonostante siano capaci sì di slanci tanto altruistici, ma anche di atti ignobili e autodistruttivi. Ecco quindi che si creò l'esigenza di dare origine a una nuova specie più intelligente del genere umano, anch'essa con le emozioni, ma essendo ottenuta dalla fusione direttamente con l'Homo sapiens, più autocontrollata, e posta lì, laddove nessuno avrebbe mai pensato di cercarla, ed educata a controllare come guardiani, avendo una tecnologia superiore, l'evoluzione del genere umano affinché non si autodistruggesse insieme alla Terra e a tutto il suo ecosistema. Infatti, se